Voltiamo ancora a pagina, parliamo di sport, ma sport studentesco, sport a scuola. 1710 studenti coinvolti, 24 gare, 52 professori, 37 scuole, 25 comuni interessati, 15 discipline sportive, atletica leggera, basket, corsa campestre, calcio, calcio a 5, ginnastica, nuoto, orienteering, pallavolo, rugby, scacchi, sci, tennis da tavolo, tiro con l'arco. Sono questi i numeri dei campionati studenteschi di Siena che da quest'anno vedranno la partnership di Estra, una collaborazione quindi tra sport, scuola e l'azienda multiutility Estra. In mattinata si è tenuta la conferenza di presentazione di questa partnership. Le interviste. Il fatto di aver elaborato insieme questo progetto che va nella direzione di gratificare i ragazzi durante la loro partecipazione, non solo e soltanto per la classifica delle varie discipline sportive che vengono proposte e poi attuate, però quello in un progetto ancora più ampio che è quello di formazione, di inclusione, di promozione dell'attività sportiva e in maniera particolare quello che è un po' il compito principale della scuola, quello di favorire nella maniera più ampia possibile il successo formativo di ogni ragazzo. Attraverso lo sport noi ci crediamo da sempre, avere come compagno di viaggio una società come Estra che come noi crede in certi valori, in certe dinamiche e in certe capacità formative legate al mondo dello sport è sicuramente per noi una cosa importante e che abbiamo colto al volo anche in funzione dell'esperienza precedente, ormai che risale all'anno scorso, per la provincia di Arezzo. Tante famiglie, tanti ragazzi coinvolti, tante scuole, tanti comuni della provincia. Noi replichiamo fondamentalmente un'esperienza già fatta con successo ad Arezzo e ci sembrava opportuno replicarla anche su Siena. È un'occasione importante, tutti noi che abbiamo frequentato le scuole, abbiamo fatto campionati studenteschi, al mio tempo li ho fatti, una festa dello sport, uno sport che deve orientare i giovani alla correttezza, alla lealtà, alla formazione fisica e così via, ma in compagnia con la formazione della testa, della mente, della cultura in generale. Quindi questo binomio per noi è molto appropriato e siccome Estra ha le caratteristiche di un'azienda che sta sul mercato, che compete con forza, ma lo deve fare, lo fa con correttezza e con lealtà, soprattutto verso i clienti, questo ci è sembrato un'opportunità di segnalare ancora una volta l'attenzione di Estra verso il proprio territorio.